Andiamo a vedere i titoli del telegiornale. Fiumi di droga a Palermo, sequestrate 3 tonnellate di hashish, l'operazione della Polizia di Stato. Carcere Malaspina di Palermo, c'è stato un sopralluogo di 4 parlamentari regionali, hanno trovato locali fatiscenti e palestra in parte utilizzata. Ancora furti con spaccata a Siracusa, 2 esercizi commerciali, un negozio di moto e un bar sono stati colpiti la scorsa notte. L'ospedale Umberto I di Siracusa, inaugurata la banca del latte umano donato, una iniziativa che rientra nell'ambito del neonatologico. Elezione amministrativa a Siracusa, oggi è il turno del sindaco uscente Francesco Italia che propone la continuità della sua amministrazione. Questi i titoli dei principali servizi del telegiornale che vedremo appunto tra poco. La linea va alla regia per i suggerimenti commerciali. Ci vediamo tra pochissimo. Vuoi acquistare 2 paia di lenti di diverse diottrie? Non comprarne 2. Quello che ti serve sono lenti progressive che adattano la visione a diverse distanze. E Ottica Quartarone propone solo lenti certificate di alta qualità dal marchio Galileo. Hai bisogno di proteggere la tua vista in diverse condizioni di luce? Abbiamo le lenti fotocromatiche Transition che diventano automaticamente più scure al sole. E se vuoi acquistare un paio di occhiali da sole, ricorda che Ottica Quartarone è esclusivista del marchio Rocco Barocco a Siracusa. Non vuoi pagare subito? Nessun problema. Vieni a trovarci per scoprire come pagare a piccole rate al mese, a tasso zero. Ottica Quartarone ti aspetta in Viale Luigi Cadorna 3133 a Siracusa. No, bambini, non si può avere tutto dalla vita. Sennò mica stavo con mamma. Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. DR4.0 full optional di serie e tua a 19.900 euro in pronta consegna. Novauto, concessionaria Evo e DR, via Elorina 130, Siracusa. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica Open Mark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osseo articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, c'è un flusso di droga, un fiume di droga che sono stati sequestrati a Palermo. Pensate, sono 3 tonnellate di hashish finite nelle maglie della Polizia di Stato. In particolar modo sono 8 le persone coinvolte, quindi arrestate. Enorme traffico di stupefacenti a Palermo, 3 tonnellate di hashish, operazione antidroga della polizia con 8 arresti. Il blitz è stato della squadra mobile e il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri. Al momento non sarebbe emersa la diretta regia di Cosa Nostra sul grande affare. Il cuore dell'inchiesta riguarda i traffici nei rioni di Sperone e Brancaccio. Si parla di un carico di 3 tonnellate di hashish di cui si sarebbe occupato Youssef Louniz, pedinato dai poliziotti al suo arrivo in aeroporto a Palermo. Viaggiava per mezza Europa e Africa, un fantasma con false identità su cui si sono concentrate le indagini dei poliziotti. Sarebbe arrivato in città per trattare un affare enorme. 3.000 kg di hashish avrebbero dovuto essere fatti colare a picco in mare per poi essere recuperati.
Gli agenti stavano alle calcagna dell'elegante uomo d'affari, abito grigio, cappotto nero e borsa di pelle. Ora il suo nome fa parte dell'elenco delle persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Rimaniamo in tema di cronaca e di droga. Hanno chiesto di concordare la pena alcuni dei imputati coinvolti nel processo scaturito dall'operazione antidroga denominata Tonnara, che è stata eseguita dai carabinieri a Siracusa. Sentiamo. La Procura Generale di Catania ha chiesto una condanna meno pesante nei confronti di Danilo Briante, il principale protagonista dell'operazione antidroga denominata Tonnara. Il rappresentante della pubblica accusa, Andrea Ursino, ha dettato le conclusioni alla Corte d'Appello di Catania, dove si sta celebrando il processo di secondo grado. Dai 28 anni che gli erano stati inflitti in primo grado, il rappresentante della pubblica accusa ha sollecitato per Briante la condanna alla pena di 20 anni e 6 mesi di reclusione. Ha chiesto poi la conferma della pena per Giuseppina Ariani, Raffaele Ballocco, Massimo Salemi, Alessandro Abela e Gaetano Maieli. Il pubblico ministero poi proseguirà la requisitoria in occasione della prossima udienza, fissata per il 14 giugno, per discutere sulla posizione degli imputati che hanno inteso ricorrere alla pena concordata. L'operazione Tonnara è scattata all'alba il 27 febbraio 2018, portata a termine dai carabinieri del comando provinciale. Gli investigatori hanno setacciato in lungo e largo l'area compresa tra via Aldo Carradore e viale Santa Panagia, meglio conosciuta come appunto zona della Tonnara. Per gli inquirenti, promuovere le attività di spaccio erano stati Danilo Briante e Antonino Rizza. Quest'ultimo ha chiesto di concordare la pena. Locali sporchi, poco personale, questo quanto emerso dal sopralluogo eseguito a sorpresa da 4 parlamentari regionali al carcere per minorenni Malaspina di Palermo. Sentiamo i particolari. Locali sporchi, palestra inutilizzata, poco personale in servizio. Questo l'esito dell'ispezione a sorpresa che i parlamentari regionali Tiziano Spada, Ismaela Lavardera, Valentina Chinnici e Roberta Schillaci hanno eseguito all'interno dell'istituto penale per minorenni Malaspina di Palermo, riscontrando quindi non poche criticità. Tra queste, spiega Tiziano Spada, carenze di personale, locali sporchi e un ambiente poco adatto a ospitare un carcere minorile. Quando ci hanno mostrato la palestra abbiamo subito notato che per molti aspetti inutilizzata. Siamo dell'idea che lo sport possa fare da deterrente per tutti quei giovani che si avvicinano alla malavita, e sapere che neanche un insegnante di scienze motorie vada lì è sconcertante. Il deputato regionale aggiunge: questa ispezione coincide tra l'altro con la visita del garante alla Sicilia per i detenuti al carcere di Augusta, dove si era recato con il senatore Nicita lo scorso dicembre, e le criticità che erano state rilevate erano le stesse che il garante della Sicilia per i detenuti ha riscontrato: strutture fatiscenti, con docce in comune, carenza di personale, quasi totale assenza di psicologi. Tutto ciò, conclude Spada, ci suggerisce che è ormai necessario, non più rinviabile, un intervento da avviare in sinergia con istituzioni, comunità e territorio per ribaltare una situazione inaccettabile per una società che possa definirsi civile. 75.000 tra filtri e cartine per sigarette fai da te sono stati sequestrati alla Guardia di Finanza a Lentini. Sentiamo ancora i particolari. I finanzieri della tenenza di Lentini hanno sequestrato quasi 75.000 filtri e cartine per sigarette fai da te. Il peso convenzionale equivalente di circa 37 kg era stato posto in commercio senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e che in quanto tali potevano essere commercializzati al pubblico esclusivamente dai rivenditori abilitati. L'intervento si inserisce nell'azione delle Fiamme Gialle volta a tutelare i consumatori e gli interessi erariali dello Stato. Durante l'operazione di servizio sono state sottoposte a sequestro anche 48 paia di scarpe che recavano marchi di importanti griffe nazionali e internazionali, palesemente contraffatte. Anche su questo aspetto il comandante della Guardia di Finanza di Siracusa, Baccaro, ha inteso ribadire che il fenomeno della contraffazione dei marchi ha la forza di incidere negativamente sull'economia del Paese, oltre che sui singoli operatori, ponendo in pericolo sia la sopravvivenza di aziende che operano nella legalità, sia i presupposti fondamentali del libero mercato, con ripercussioni anche sul versante occupazionale. I responsabili sono stati deferiti alla Procura di Siracusa per i reati di contrabbando e contraffazione.
ha minacciato di morte la moglie ma anche la figlia, e così sono dovuti intervenire i carabinieri che hanno arrestato a Maletto, anzi hanno arrestato appunto un 31enne per violenza ai danni dell'ex. A Maletto, in provincia di Catania, una donna è stata perseguitata, aggredita, minacciata di morte. Il movente è quasi sempre lo stesso. Lui non accetta la separazione e passa alla violenza su di lei e anche su se stesso. Un 31enne è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violazione degli obblighi assistenziali. L'uomo, separato dalla moglie, 25enne, con lei ha una figlia di 5 anni. La decisione della donna di separarsi fu determinata dalle continue minacce ricevute per gelosie e possesso, una relazione tormentata fino ad arrivare a pericolosi atteggiamenti quasi al limite dell'autolesionismo. In un'occasione, infatti, dopo un litigio per futili motivi e mentre si trovavano in auto, le avrebbe strappato la maglia per evitare che potesse scendere dalla vettura e poi ha iniziato a pigiare sull'acceleratore adottando una guida spericolata al fine di terrorizzare la donna, con il rischio di provocare anche un incidente stradale che avrebbe coinvolto anche pedoni o altri veicoli in transito. E poi schiaffi e pugni alla donna anche nel periodo della gravidanza. Dopo la separazione dalla moglie l'avrebbe costantemente tenuta sotto controllo, seguendola in auto, a piedi, minacciandola attraverso telefonate o videochiamate, minacce di far del male a lei e chi vicino a lei, minacce rivolte anche alla bimba. Le frasi erano: prima ammazzo te e poi ammazzo lei, frasi e aggressioni davanti la piccola di appena 5 anni. La donna arrivò una volta al pronto soccorso con un trauma cranico alla spalla, gomito, polso e mano sinistra, con una prognosi di 8 giorni refertata dai medici del pronto soccorso dell'ospedale Castiglione Prestiani di Bronte. Per lui adesso gli arresti domiciliari in un'abitazione diversa da quella coniugale, con l'applicazione del braccialetto elettronico per tenerlo sotto controllo. Malviventi in azione la scorsa notte a Siracusa, armati di piccozza, hanno danneggiato, quindi hanno forzato la vetrina di un negozio di moto e di un bar centralissimo a Siracusa. Sentiamo i particolari. Un negozio di moto e un bar sono stati presi di mira la scorsa notte dai soliti ignoti che hanno utilizzato un ariete per spaccare le vetrine e impossessarsi del maltolto. Il primo colpo è stato messo a segno alla Motor Sud di Viale Luigi Cadorna a Siracusa. I malviventi sono entrati in azione fra le 3 e le 4 del mattino, armati di piccozza, hanno sfondato il vetro del negozio per entrare dentro e impossessarsi del registratore di cassa prima di fare perdere le proprie tracce. L'altro colpo è stato commesso ai danni del bar Drago di via Maria Politi Laudien. Anche in questa circostanza i malviventi hanno sfondato il vetro dell'esercizio commerciale per impossessarsi del denaro contenuto nel registratore di cassa. In entrambi i casi il bottino non è stato ingente per i ladri, che invece hanno provocato danni ai 2 esercizi commerciali. A indagare sono i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza installati nei 2 esercizi per individuare i responsabili dei 2 gesti insani. Intanto sono state ammesse al giudizio abbreviato 5 persone finite sotto processo perché accusate di aver consumato una serie di furti con spaccata ai danni di esercizi commerciali del capoluogo. Il giudice monocratico del Tribunale Retuseo, Ilenia De Giovanni, ha accolto la richiesta formulata dai legali della difesa, fissando una nuova udienza per il 26 settembre per le richieste del Pubblico Ministero, che ha prestato il consenso all'emissione degli imputati al rito alternativo. I 5, tra cui 2 donne, sono accusati di essere responsabili di una raffica di furti con spaccata avvenuti nel giro di 3 giorni tra la fine di aprile e inizio maggio dello scorso anno a Siracusa. In alcuni casi hanno utilizzato uno scooter rubato poco prima per mandare in frantume le vetrine dei negozi. Alcuni dei titolari degli esercizi commerciali però hanno ritirato la querela. È stata inaugurata all'ospedale Umberto I di Siracusa la Banca del Latte Umano Donato, una iniziativa che vede l'interesse soprattutto delle neomamme.
All'ospedale Umberto I di Siracusa, cerimonia di inaugurazione della banca del latte umano donato. Le banche del latte umano sono strutture create con lo scopo di selezionare, raccogliere, trattare, conservare e distribuire il latte umano donato da mamme ritenute idonee, che verrà successivamente utilizzato per specifiche necessità mediche. Nei centri di neonatologia, servizi di pediatria e presso il domicilio di pazienti per i quali ci sia una giustificata richiesta. Il servizio si trova al primo piano dell'ospedale di Siracusa, in locali ristrutturati ed adeguati con arredi e apparecchiature donati dal Rotary Club Siracusa Monticlimiti e da Isabel Ucoil, con la partecipazione attiva anche dell'Associazione Gruppo Mamme Siracusa. La novità è stata presentata nella hall dell'ospedale Umberto I dal commissario straordinario dell'ASPE di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, e dal direttore del reparto dell'UTIN neonatologia, Massimo Tirantello. Presenti anche il presidente nazionale delle banche del latte umano, Donato Guido Moro, e anche il presidente nazionale UNICEF, Carmela Pace. Oggi, 18 maggio, inauguriamo la banca del latte umano donato, che è fondamentale per aiutare bambini che non hanno il latte della propria mamma. Prevalentemente l'obiettivo è quello di assicurare ai bambini prematuri che nascono in questo ospedale, ma anche negli ospedali vicini, il latte umano, che è considerato un farmaco per questi bambini qua, perché i bambini prematuri a cui somministriamo latte della propria mamma o latte di mamma che ha donato possono, diciamo, superare tutta una serie di malattie tipiche del bambino prematuro. Una fra queste, la più pericolosa, che è l'enterocolite necrotizzante. Ecco, diciamo che la banca nasce prevalentemente pensando a questi bambini, ma il latte umano donato può essere utile anche per altre patologie, e quindi noi speriamo poi di avere tante mamme che possono donare anche piccole quantità del proprio latte, che non vuol dire rinunciare al latte del proprio figlio. Sono spesso piccole quantità durante il periodo di allattamento. Quindi ora diffonderemo anche il messaggio, e speriamo che tante mamme saranno disponibili. Per lo sport tributiamo il giusto riconoscimento alla squadra dell'Orizzonte Catania, che ha vinto per la quarta volta consecutiva il titolo italiano, quindi lo scudetto della pallanuoto femminile. Sentiamo. L'equipe Orizzonte è campione d'Italia di pallanuoto per il quarto anno consecutivo. Per la 23esima volta nella storia, Catania si fregia del tricolore. La serie scudetto della Serie A1 2022-2023 di pallanuoto femminile si chiude sul 3-1 per l'equipe Orizzonte, che ha sfruttato il match point casalingo e ha battuto a Catania la SIS Roma per 8-6 in gara 4. Le ragazze etnee fanno così doppietta dopo la vittoria della Coppa Italia. Partita a lungo in equilibrio, col primo quarto chiuso sul 2-2, poi la SIS Roma arriva in vantaggio sul 3-4 a metà gara. Nel terzo tempo tripletta di Leone per le etnee e doppietta di Andrews, 4 gol in tutto per le capitoline, e si arriva agli ultimi 8 minuti sul 6-6. A spezzare l'equilibrio nell'ultimo quarto è l'eterna olimpionica Tania Di Mario, già decisiva in gara 2 con la trasformazione di un rigore pesantissimo, che a 44 anni centra il 13esimo tricolore indirizzando la gara con il gol del momentaneo 7-6. A chiudere il match è Marletta per l'8-6, che consegna lo scudetto a Catania. Adesso il primo l'approfondimento con il sindaco uscente Francesco Italia. Sentiamolo in questa intervista. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, è l'ultimo della serie legata alla conoscenza dei candidati al sindaco per le amministrative della prossima settimana, 28 e 29 maggio a Siracusa. Ultimo ma non ultimo, il sindaco uscente Francesco Italia, buonasera. Buonasera a lei. Allora, cominciamo con conoscerla, l'abbiamo già conosciuta non soltanto per i 5 anni ma per i 10 anni. Ecco, cosa rimane in questi 10 anni di esperienza? Beh, intanto l'orgoglio
di essere stato e di essere sindaco di una delle città più belle del mondo, un rapporto straordinario con i miei concittadini con cui abbiamo condiviso momenti molto belli, penso uno tra tutti all'evento di Dolce Gabbana dell'anno scorso, e momenti molto molto dolorosi come ad esempio quello del Covid, durante il quale abbiamo assistito migliaia di famiglie, nel quale il rapporto con i cittadini è stato davvero davvero fortissimo. Nella difficoltà la città ha avuto un sindaco che è stato in grado di gestire e di affrontare una situazione senza precedenti. Vi ricorderete quali erano le condizioni del nostro ospedale e quanto abbiamo dovuto lottare per fare in modo che tante persone venissero salvate. In tutta sincerità, quanto è mancato il Consiglio Comunale in questi ultimi anni? Ma il Consiglio Comunale, ahimè, con questa scelta di andare a casa, ha privato la città di un luogo importante di confronto e discussione. Abbiamo dovuto e voluto fare in modo che in questi anni, con tutte le associazioni di categorie, con i sindacati, con le associazioni datoriali, ma soprattutto, ritorno a dire, con i cittadini, ci fosse un rapporto molto molto stretto e si trovasse attraverso i social, attraverso il servizio di WhatsApp, come ogni mattina, ogni sera e ogni pomeriggio, si mantenesse un rapporto costante di informazioni ma anche di risposte sulle esigenze più minute. C'è un progetto, un'iniziativa che avrebbe voluto fare e che magari ha rimandato, non ha potuto fare per qualche motivo? Ma in realtà sul trasporto pubblico abbiamo fatto una vera e propria rivoluzione. Avete visto, sono già in strada i nuovi autobus. In realtà il nuovo esercizio partirà da giugno, ci sono già i biglietti, si possono comprare online, ma ci sono nuovi percorsi, ci sarà un servizio di trasporto che riguarderà il cimitero, ovviamente Ortigia, Cassibile Belvedere, le strade del mare, da nord a sud ci saranno due dorsali e cinque circolari, Borgata e tutti gli altri quartieri. È chiaro che avrei preferito che questo accadesse prima, così da godermelo anche da sindaco, ma spero di poter continuare a farlo. Cosa risponde alle critiche relative alle piste ciclabili? Così, ma la cosa che dispiace è che molti di quelli che criticano poi quelle piste le hanno pensate, approvate e poi io mi sono trovato a realizzarle. Ritengo che si debba, ho già fatto, ho scritto 3 PEC personalmente ai dirigenti, al segretario comunale, vanno riviste in alcuni punti della città. Credo che sia sotto gli occhi di tutti che questo vada fatto, e vada fatto ovviamente appena il Consiglio Comunale tornerà, prima possibile. Continuità del progetto una volta, insomma, qualora fosse eletto, oppure no? Beh, ma ci mancherebbe, abbiamo ottenuto alla città chilometri di strade rifatte, da via Ermocrate a via Francesco Crispi, la parte iniziale di Corso Umberto, stiamo facendo via Scari, abbiamo ottenuto decine di milioni per le scuole di Siracusa, adesso sorgerà una nuova scuola tra via Servi di Maria e via Grotta Santa, e sorgerà anche un supermercato, un parco, un parcheggio, abbiamo un finanziamento per un parco di 7 ettari, insomma la città in questi anni ha visto finalmente un cambiamento tangibile. Basta andare a Piazza Euripide, in zona Borgata, ma non solo, a Belvedere dove abbiamo rifatto il lavatoio e sta partendo un parco giochi, a Cassibile, avete visto le casette dell'acqua. Dobbiamo continuare, perché il problema di chi arriva a fare il sindaco è che per non scontentare nessuno spesso qualcuno rimane totalmente fermo, e ovviamente quando poi fai tante cose rischi anche di farne alcune sbagliate. Ci può stare, ma dopo questi anni siamo e abbiamo la contezza e la capacità di incidere per andare a risolvere quei problemi che in questi anni non siamo riusciti a risolvere. È una città che si pone troppi no, secondo lei? Beh, è una città in cui c'è una parte politica che, ahimè, dice no a tutto, no ai concerti, e quest'anno ci sarà una stagione di concerti senza precedenti, da Biagio Antonacci a Massimo Ranieri, a Venditti, a Negramaro, e ce ne sono tanti altri, Carmen Consoli, Giorgia. Dice no ai finanziamenti come i 2 milioni di euro per il campo scuola, che porterebbe grande lustro e grande possibilità per i nostri ragazzi di fare sport gratuitamente in un luogo simbolo. Dicono no al turismo da crociera, noi siamo passati da 8.000 arrivi a 109.000 arrivi. Dice no ai dehors, noi pensiamo che invece i dehors vadano regolamentati e consentire a tutte le attività commerciali che hanno un dehors di chiuderlo a vetri, così come succede in tantissime città d'Italia.
Brevissimo telegrafico, la gente che la incontra per strada cosa le chiede in particolar modo? Ma sicuramente di continuare a fare le strade, abbiamo fatto viaggiare, vi ricordate com'era viaggiare, viale dei comuni, abbiamo rifatto un pezzo della Marina grazie alla regione siciliana che era devastata, di continuare in questo lavoro di rigenerazione della città, perché molto spesso qualcuno mi ferma e mi dice: sindaco, almeno lei qualche cosa ha fatto, nel senso si vede che c'è un cambiamento, forte, un cambiamento che va, a cui va dato continuità, anche perché abbiamo ottenuto 50 milioni di euro dai fondi del PNRR e dobbiamo proseguire in questo bellissimo lavoro che tra le altre cose ci consentirà di avere, oltre a 2 nuove scuole, 4 asili nido nuovi e 4 scuole per l'infanzia nuove. Terminano i 5 minuti dedicati anche in questo caso al candidato sindaco Francesco Italia, lo ringraziamo. Grazie a voi. Buon lavoro e buon proseguimento con la campagna elettorale. Per quanto riguarda i nostri programmi, alle 15 in diretta sulla pagina Facebook, ma anche su Tris, canale 85, l'esperto risponde in studio, ritorna il chirurgo maxillofacciale Francesco Aredia con una sua paziente che intende raccontare la sua tragica vicenda, vittima di aggressione e quindi ha subito anche un delicatissimo intervento al volto. Questo, ricordiamo, l'appuntamento alle 15. Per quanto riguarda invece l'informazione, si ferma qui il TG, grazie per averci seguito e appuntamento alla edizione del 19:30.